siamo con Maurizio Di Stefano, centrocampista ma soprattutto capitano dell'area calcio Alba Aroero. È iniziata questa nuova stagione, siete tornati al lavoro e quindi il capitano cosa ci dice? Sì, è riniziata per il sesto anno consecutivo che sono qua, sono molto contento. Ci sono stati parecchi cambiamenti questa stagione, gli obiettivi si sono un po' alzati, la società si è messa molto in gioco per poterci permettere di fare una stagione di alto livello, lo staff anche, quindi con il mister siamo tutti sulla stessa onda e è già iniziata molto bene, siamo contenti, c'è entusiasmo, siamo sulla strada giusta. Senti, ma sei stagioni qua, cosa ti hanno lasciato dentro, ma soprattutto quanto ti hanno fatto anche maturare come ragazzo e poi ovviamente come calciatore? No, sicuramente tanto. Qua è casa, col presidente ho un rapporto di amicizia prima di tutto e mi sento a casa, non potrei scegliere altro. Vedendo anche l'impegno, voler sempre fare meglio, sono sempre più motivato a rimanere qua e lottare per questa maglia. Senti, una fetta importante di questo percorso tuo l'hai fatto con mister Riccardo Botta, che anche lui è riconfermato. Insomma, che allenatore è per voi? Un ottimo allenatore, rapporto bellissimo, capisce tutti i meccanismi che ci sono in una squadra, in un gruppo, riesce a creare sempre un ottimo gruppo squadra, spogliatoio. Come lavoro è ottimo, quindi l'impegno sempre al massimo, niente da dire. Ovviamente nei primi giorni adesso dovete ancora oliare insomma il fatto di conoscervi anche sul campo, però secondo te che squadra c'è quest'anno? No, è un'ottima squadra, si è stata rinforzata, abbiamo perso qualche elemento che comunque era anche da qualche anno che era con noi, però i nuovi acquisti sono di ottimo livello e ovvio ci vendrà ancora qualche giorno per conoscerci, però i presupposti sono buoni. Ultima cosa che ti voglio chiedere, ma sotto gli occhiali da sole del capitano, secondo te quali possono essere gli obiettivi tuoi, vostri in questo girone F di prima? È ovvio, è di migliorarsi rispetto all'anno scorso, questo ci è stato chiesto dalla società e noi abbiamo ovviamente accettato la cosa perché vogliamo migliorarci, di fare meglio dell'anno scorso.